Ciao a tutti, super video spesa. Sono stata lì perché può fare la spesa, diciamo, settimanale. Sono abbastanza di corsa. Oggi c'è sciopero mensa a scuola di Leonardo e quindi ho deciso comunque di portarlo dopo la colazione per fargli passare comunque la mattinata. Perché poi tra le faccende almeno lì sono riuscita a fare la spesa con più calma. C'ho la Mati, però la Mati piccolina ancora è molto tranquilla. E ho detto almeno gli passa un po' la mattinata. C'era una bella giornata, è una bella giornata, e quindi comunque li portano in giardino. E quindi niente, fatto sta che sono quasi le 11, possono starci fino a 1. Non garantendo comunque né il servizio colazione, né la merenda, né il pranzo, né niente. Però, posata la spesa, dato che è una bella giornata, mi avvierò a piedi a prenderlo, che tanto la scuola non è molto distante, in modo da essere lì per le 11 e mezza. Sono le 11 meno 10. E in modo, insomma, si fa una passeggiata. E io ho preso anche una pizzetta, infatti, da sgranocchiare, poi pranzerà oggi con il fratellone, quindi con Samuele. Baldo le ciance, quindi muoviamoci. Vabbè, un po' di acqua per Leo per le uscite fuori casa. Poi, vabbè, qui c'è il mio golf che non ci dice niente perché questo tempo è un po' pazzo. Oggi è ritornato il caldo. Ho preso tre basi Fizz e Coop che ormai non posso più farne a meno, se non la faccio io. Non prendo più quelle surgelate, cioè ogni tanto mi capita di prenderle. Se non trovo queste qua buonissime, vi consiglio di prenderle. Sono più buone di quelle di marca, Buitoni, eccetera, eccetera. Salva cena per i bimbi, teneroni di spinaci e teneroni normali. Olio del pesto senza aglio, che se no non lo mangio Samuele neanche Leonardo, non so perché. Tre prosciuttini del tonno per stasera, così per cambiare, dei gamberetti, infatti magari no, un po' di pesce fresco stasera, del petto di pollo, ovviamente essendo comunque affumicato, questo è per noi adulti con i gamberetti. Infatti per i bimbi ho preso un'altra cosa che forse non l'ho messa nella borsa frigo. Mi manca una busta. Ok, qua. Cornetti per la colazione. Pane morbido per merende e toast. Questi snack che Leonardo adora con mais, carote e pomodoro. Sono senza sale, senza niente. Leonardo mangia anche le salsicce super mega salate, però per chi magari è una mamma pancina più attenta al sale e a quant'altro, ve lo consiglio, non costano niente. Taralli, crostini, così c'è qualche merendina salata. Sempre per lo stesso criterio che Leonardo adora, frullato di mela, carota e zucca. Questi succhini nuovi della Coop. Latte. Leonardo è in una fase in cui vuole biscotti, qualsiasi cosa gli proponi non lo mangia. Non lo so, non mi chiedete perché, ad esempio anche il biscottino plasma a scuola, perché vede magari gli amichetti, lo mangia, ma a casa non li mangia. 6 euro di biscotti, sono ancora nella dispensa, per fortuna ho la Mati, che ora siamo in fase iniziale dello svezzamento. Al che ho detto, ma proviamo a prendere queste conchiglie che sono buone, così sfiziose, magari domattina mi fa colazione con di questi biscottini che tanto li mangio anche io. Poi dei würstel, un altro di cotto, questo sintetico, che è più sintetico, lo chiamo così, piace al mio compagno. Mi piacciono questi qui della linea Benesi. Infatti io per me mi sono presa un cotto e un crudo, diciamo, e un tacchino per Samuele, che ama il tacchino, del ketchup per il fine settimana. 1, 2, 3, 4 buste di insalata sintetica per il capretto, dei pomodori, mozzarella, iniziata la stagione della caprese, nel vero senso della parola. Ho speso comunque 100 euro in totale, 110, 110 sì.
formaggio. Non farò ovviamente il pesce ai bimbi perché quelli non lo mangiano. Io ho preso questo qua che piace molto a Samuele, che è questa tagliata di pollo, e la darò anche a Leonardo. Banane, un avocado sempre per stasera, würstel per la pizza, una focaccia con i pomodori per oggi a pranzo, le pizzette, una la porterò a Leonardo per mentre insomma torniamo a casa, e due per domani per la scuola per Leonardo, per Samuele. Manca l'ultima busta. Ho preso Avevo iniziato a provare a prendere i pannolini a mutandina per Leonardo, ma sono ancora un po' scomodi. A fine mese, cioè, finita la scuola, che lui essendo al nido finisce il 31, vorrei iniziare a spannolizzare, a spannolizzare, sì, a cavare il pannolino. Fatto sta che avevo comprato i pannolini a mutandina che ho ancora, ma sono scomodi ancora. Aspettiamo un altro paio di settimane che ho ripreso dei pannolini, e quelli della linea Coop, la taglia 5 non l'ho trovata, ho trovato questi qua che ho già provato ogni tanto della Soffio, costano 2,10 euro. Ne ho presi due pacchi, taglia 5, ve li straconsiglio se li trovate, cioè almeno qui da me costano 2,10 euro. E sono 16 pannolini, quindi è un prezzo bomba. Per la Mati invece i miei pannolini preferiti, che sono questi qua, per l'appunto, che non ho trovato per Leo, soprattutto per chi soffre di irritazione di dermatite, io ve li consiglio. Sono veramente morbidissimi, trattengono, cioè per me sono meglio dei Pampers, per intenderci. E comunque abbiamo iniziato la taglia 3 e 5 euro, ecco qua, un bel pacco per la Mati. Poi ho preso un detergente intimo 1,19 euro, in offerta c'era il Lenor. Poi ho preso un pacchetto di salviettine, sempre per Shampoo Coop, che ci troviamo bene, 1,70 euro, 2,70 euro le nostre amate faldine di cotone. Ho preso una mutandina a Samuele che costava 1 euro, sempre 1 euro anche un paio di fantasmini per Leonardo, un altro succhetto per Leonardo, questo qua è mela, pera e patata dolce, e ho preso le frittine per la Mati perché abbiamo iniziato lo svezzamento che ha fatto 4 mesi. Seguite il vostro pediatra, molti dei contrastanti, io faccio così, ho fatto sempre così con tutti i miei figli, mi sono sempre trovata bene, continuerò a farlo, anche perché allattando esclusivamente al seno per me è anche un po', insomma, vanno svezzati questi bambini, oh via, su, anche perché, spoiler, ho iscritto la Matilda al nido. Quindi per settembre, che avrà comunque 8 mesi circa, settembre-ottobre, ma che cacchio dico, che 8 mesi? 5, 6, 7 mesi, però inizierà ottobre, 8 mesi, sì, 8 mesi, avrà comunque già ben avviato lo svezzamento. Poi vi girerò un video a parte dove vi aggiorno su questo periodo, su quello che mi sta succedendo e quant'altro. Però ecco, io credo che anche per fa respirare un po' le mamme che allattano esclusivamente, iniziare lo svezzamento a 4 mesi per me è l'ideale. Che poi svezzamento, ragazzi, si inizia con un cucchiaino, si inizia un cucchiaino, poi due, poi tre. Quando poi ha sostituito completamente un pasto con la frutta merenda e vediamo che il bambino si è abituato, dopo magari qualche giorno si potrebbe iniziare con qualche cucchiaino con il pranzo, e fino a poi sostituire anche quella poppata con il pranzo. Insomma, è una cosa graduale. Io mi trovo bene così e continuerò a fare così. Fatto sta che ho preso al Gala, ci sono quelli della Nipper che costano 99 centesimi. Li abbiamo provati, li ha mangiati, cioè li ha mangiati, li ha assaggiati, gli sono piaciuti. E anche Leonardo ha gradito perché poi voleva assaggiare e mangiarlo anche lui. E
Però quelli lì sono solo al gala, però io vado a fare la spesa alla Coop e questi qui piccolini costano uno stonfo perché giustamente per iniziare lo svezzamento non è che uno può prendere il boccettone da 125, anche quelli della Melin che hanno un buon prezzo sono da 100, però per iniziare lo svezzamento 100 ancora tanto, ok? Che uno può dividerlo in 2 giorni, però soprattutto le primissime settimane. Un vasetto magari da 80 vi dura 2 giorni, che possono stare in frigo 24 ore. Poi se avete l'aspirapolvere Dyson, come nel mio caso Leonardo, potreste fare lo stesso, quello lo ammetto, però insomma ho voluto provare questa nuova linea della Plasmon, che sono questi sempre da 80, bio, sì vabbè, bio, pera e mela ovviamente, perché si inizia con questi. Ho preso due di mela e due di pera. Quindi ecco, per un po' di tempo sono a posto. E poi c'era in offerta arcinero marca top, costa tanto. Era in offerta, quindi ne ho voluto prendere uno. Ho preso questo qui, mela e banana. Per concludere poi, ora metto a posto e poi mi avvio. Vabbè, che non c'entra niente, ho comprato una camicia al mio compagno che boh, era carina, costava poco, semplicissima, bianca a pois. Cioè non la può con i puntini e gliel'ho presa, basta. Questo è quanto. E io vi saluto, spero che questo piccolo video spesa, video saluto vi sia piaciuto. Spero di tornare presto con un vlog, se ci riesco lo giro domani. Giuro in giurello, ora mi sbrigo prima che succeda il patatrack.